Benvenuti ai nostri amici naviganti che si collegano in questo momento con il nostro sito streaming World TV dell'Abruzzo Il Mondo in diretta. Oggi per la giornata della memoria ci troviamo a Scoppito, a fianco a me c'è il professor Carlo Fonzi, presidente dell'ISRIC, è una sigla un po' difficile da pronunciare. Professore, di che cosa si occupa l'istituto? Allora, l'istituto è un ente regionale, l'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea, è un lunghissimo nome, si occupa di storia contemporanea legata alla Resistenza, ma a tutto ciò che riguarda gli avvenimenti del secolo XX, in particolare in questo caso la tematica della Shoah. Quindi non soltanto storia abruzzese, ma storia italiana, storia europea, storia internazionale in qualche modo, e fa ricerca il nostro istituto, quindi si rivolge sia alle scuole come formazione, come didattica, ma fa anche ricerca attraverso i propri iscritti, attraverso i propri ricercatori. Professore, in questi ultimi anni c'è un po' una tendenza al revisionismo storico, a cercare di cancellare quelle che sono state delle realtà. Quanto è importante la memoria affinché certi avvenimenti non debbano ripetersi? Assolutamente importante. Noi da anni, proprio come istituto, facciamo un progetto che si intitola La memoria e il viaggio, e che porta ogni anno ai campi di sterminio, da Auschwitz a Mauthausen, a Dachau, a Flossenburg, i vari campi distribuiti in Europa, porta circa 150-180 alunni di scuola superiore delle scuole abruzzesi, ed è estremamente importante non soltanto formarli, non soltanto parlare di questa tematica, ma vedere i luoghi della memoria. La memoria veramente, come ha detto il Presidente Mattarella nel celebrare due giorni fa al Quirinale la giornata della memoria, può essere un antidoto proprio alla violenza che sembra voler ritornare, a dimenticare, ecco, questa dimenticanza, questo, come dire, indifferenza verso queste tematiche. Dobbiamo stare attenti, perché non è solo Auschwitz, non è solo successo 80 anni fa, ma può risuccedere. Quindi bisogna veramente diffondere la memoria, bisogna ricordare assolutamente queste cose. Ecco, questa sera in questa conferenza di che cosa ci parlerà della memoria, ma quali sono gli argomenti, i fatti che ci racconterà? Beh, una rassegna estremamente veloce, intanto partendo dal quel 27 gennaio del 1945, quando l'esercito russo arriva ad Auschwitz, questo paesino nella zona della Slesia, nella zona dell'Alta Polonia, tra la Polonia e la Germania, e scopre una realtà incredibile, scopre le baracche che erano state date incendiate dai tedeschi, che erano già andati via, scopre le camere a gas, scopre appunto i forni crematori, e trova 9.000 persone che sono lì morenti praticamente, gli altri 60.000 erano stati portati via per non farli trovare ai tedeschi. Dopodiché parlerò un pochino della legge istitutiva della giornata della memoria. Il 27 gennaio è celebrato in tutto il mondo. È una deliberazione delle Nazioni Unite del 2005 che ricorda, che invita appunto, che obbliga in qualche modo gli Stati a celebrare la giornata della memoria per non dimenticare, ecco, questo è l'obiettivo. Ecco, c'è chi cerca in qualche modo di offuscare la giornata della memoria con il ricordo delle foibe. Lei pensa che questa operazione possa essere condivisa, sono due momenti diversi? Assolutamente sì. Paragonare, intanto noi siamo convinti che qualunque negazione dei diritti, qualunque violenza vada condannata, però sono due fenomeni completamente diversi, nel senso che, senza escludere ovviamente e tenendo conto della gravità dell'episodio delle foibe, ma è un episodio che va contestualizzato in una parte della nostra Italia, va contestualizzato in un preciso angolo della nostra Europa. Le foibe sono legate appunto, ripeto, a questa dimensione fiumana, triestina. Invece la Shoah riguarda
tutta l'Europa, perché vedrete che i campi di sterminio, di concentramento e di sterminio sono diffusi in tutta Roma, e diventa un'operazione sistematica, prima tedesca e poi anche fascista, di eliminazione non solo del popolo ebraico ma di tutti i diversi, quindi i sinti rom, quindi gli omosessuali, quindi i portatori di handicap, eccetera, gli avversari politici. Quindi una cosa diversa, pur restando, ripeto, entrambe negazioni dei diritti, e noi siamo per l'affermazione dei diritti, ovviamente. Grazie. Grazie. Sentiamo un attimo il sindaco. Marco. Ecco Marco, stiamo andando in diretta, io non lo sapevo, non ci siamo fermati. Marco Giusti è il sindaco di Scoppito. E non potevi mancare a questa manifestazione che tra l'altro è organizzata dal Comune. Quanto è importante la memoria perché certe cose non succedano più? La memoria è fondamentale, perché man mano che ci allontaniamo da quegli eventi spariscono purtroppo i protagonisti e i testimoni di quelle vicende. E quindi il nostro compito è quello di rafforzare il ricordo, rafforzare quei valori che appunto hanno permesso di liberarci del nazifascismo, e far sì che vengano trasmessi alle giovani generazioni, che spesso hanno una visione distorta della storia di quel periodo. E soprattutto è importante questo tipo di iniziativa in questo momento storico anche per un altro motivo, perché si sta passando da una sorta di revisionismo storico che discuteva chiaramente sul piano storico a un altro livello, al revisionismo come proposta politica. Questo non lo possiamo accettare, gli uomini e le donne libere di questo paese devono assolutamente contrastare questi fenomeni e quindi coltivare la cultura del ricordo. Ma tu lo sai che di fronte